L'assessorato per le risorse agricole e alimentari della Regione Sicilia ha avviato il progetto Sviluppo e valorizzazione al settore equino siciliano allo scopo di favorire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità equina isolana e allo stesso tempo diffondere l'utilizzo del cavallo come strumento per la valorizzazione delle aree rurali della Sicilia. L'iniziativa promossa dal Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura in collaborazione con le SOAT locali sul territorio siciliano si articola sotto la supervisione dell'Istituto per l'Incremento Ippico per la Sicilia con sede a Catania e dell'Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia con sede a Palermo, della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Messina e con il supporto del Centro Militare Veterinario di Grosseto, della FISA, Federazione Italiana Sport Equestre Sicilia, dell'Unire, Unione Nazionale Incremento Razze Equine, nonché degli allevatori e delle strutture ippiche presenti sul territorio siciliano. Gli equidi, io intendendo non solo cavalli ma anche asini, vanno rivalutati e in questi ultimi anni l'Istituto per l'Incremento Ippico, che è appunto l'ente regionale demandato alla tutela, alla valorizzazione, alla diffusione dei cavalli in Sicilia e anche all'assistenza direi tecnica a tutti gli allevatori che si occupano appunto di equidi. E in ascesa, lo dico in maniera molto concreta perché appunto abbiamo il polso della situazione. Considerate che in Sicilia ci sono oltre 2000 allevatori di cavalli e una presenza di capi di oltre 20.000, quindi pone la Regione Sicilia al secondo posto dopo la Lombardia come presenza di capi, e questa la dice lunga sul discorso appunto della affezione al mondo dell'ippica che nasce dalle varie scuole che vanno sorgendo di anno in anno sul territorio siciliano, ma soprattutto anche perché viene ormai identificato il cavallo non solo da un punto di vista affettivo o agonistico, ma anche da un punto di vista zooeconomico, quindi con un ritorno, direi anche se in tempi di crisi, perché come sapete l'agricoltura versa in una situazione non direi irreversibile, perché non posso dirlo essendo io un funzionario regionale dell'agricoltura, ma è sicuramente un periodo molto critico, però gli allevatori ci credono, noi li stiamo aiutando e soprattutto infondiamo in loro quella sicurezza o quantomeno quella volontà di attenersi alle regole e alla selezione che appunto l'istituto fa per valorizzare sempre più questo mondo. Il Dipartimento regionale Interventi Infrastrutturali per l'Agricoltura ha avviato a diverso tempo iniziative per valorizzare il settore equino, da un lato puntando sull'attività di ricerca per lo studio delle razze o popolazioni equine siciliane, dall'altro sull'introduzione dell'allevamento asinino nelle aziende agricole, sia per la produzione e la vendita di latte, sia per lo sviluppo e l'applicazione delle tecniche di onoterapia. L'iniziativa, quest'ultima, ha suscitato grande interesse da parte di molti imprenditori nell'ottica di far crescere l'azienda in modo multifunzionale, grazie anche agli aiuti economici previsti. Oggi, grazie alle risorse del PSR Sicilia 2007-2013, gli allevatori possono trovare gli opportuni incentivi per la conservazione della biodiversità equina, la tutela del sistema agroforestale ad alto valore naturalistico, lo sviluppo dell'agricoltura ecocompatibile multifunzionale, per cui anche quello l'introduzione dell'asino nelle aziende agricole. La federazione è vicina al mondo del lavoro che ruota intorno al cavallo, è il mondo del lavoro che può svilupparsi, può dare grandissime opportunità al territorio e ai nostri giovani in un momento complicato e difficile che stiamo certamente attraversando. Tutto ciò che si fa oggi nel mondo del cavallo, a mio avviso, è estremamente importante, perché c'è un indotto, c'è un numero elevatissimo di appassionati, c'è un numero elevatissimo di sportivi, di persone che fanno sport piuttosto che passeggiate, piuttosto che conoscenza del territorio attraverso il cavallo. Da questo, tra l'altro, mi fa piacere potervi anche comunicare che dal primo aprile
alla terza settimana di aprile, che quindi si chiude con il 17 aprile, in Sicilia, la Sicilia sarà veramente da un punto di vista equestre al centro del mondo, perché ci sono tre concorsi ippici internazionali molto importanti. Ci sarà questa fiera ad Ambelia, Fiera Ambelia, proprio dedicata al mondo del cavallo, che l'Istituto Incremento Ippico insieme al Jumping Tour ha voluto realizzare e vuole realizzare. È un modo per poter far vedere tutto ciò che sta facendo la Sicilia proprio a favore di questo sport, della conoscenza del territorio, della possibilità di turismo attraverso il cavallo, cioè far diventare in realtà il cavallo un cavallo di Troia per arrivare nel nostro territorio e cercare di sviluppare il più possibile quello che le nostre peculiarità. L'assessorato per le risorse agricole e alimentari della Regione Sicilia, nell'ambito del progetto Sviluppo per la valorizzazione del settore equino siciliano, intende favorire la conservazione e la valorizzazione della biodiversità equina isolana, rappresentata di razze di notevole pregio come sanfratellano, puro sangue orientale, indigeo siciliano, anglo orientale per i cavalli e ragusano, pantesco e grigio siciliano per gli asini. Inoltre la Regione Sicilia porrà in essere tutta una serie di iniziative per diffondere l'utilizzo del cavallo come strumento per la valorizzazione delle aree rurali della Sicilia. Ciò consentirebbe il recupero e il mantenimento delle attività produttive strettamente collegate alle popolazioni autoctone e alle tradizioni culturali all'entroterra. Tale binomio cavallo e salvaguardia dell'ambiente offrirà senz'altro l'opportunità di dare impulso alle fragili microeconomie delle aree rurali della Sicilia. Le risorse ambientali al nostro splendido territorio possono senz'altro essere colte meglio a cavallo, ed è per questo che si è pensato al cavallo quale polo attrattivo attorno a cui far ruotare una certa economia. Il cavallo diventa quindi lo strumento per la valorizzazione del territorio e la riscoperta della sua storia. Cavalli, sentieri e antiche cascine diventano essenziali per la riscoperta di itinerari culturali e gastronomici. Gli stessi diventano strumento non indifferente per una prospettiva economica necessaria al fine di invogliare soprattutto i giovani imprenditori a non abbandonare la campagna. Partendo soprattutto dal presupposto che il patrimonio equino siciliano è un patrimonio di pregio, ricordo ad esempio le razze popolazione del sanfratellano, dell'indigeno siciliano e quindi anche per quanto riguarda ad esempio gli asini, il ragusano, il pantesco, per cui abbiamo a disposizione un patrimonio importante. E poi altre attività riguardano soprattutto lo sviluppo di alcune microeconomie, soprattutto nelle aree rurali interne, dove il cavallo può essere utilizzato come strumento per far conoscere queste aree, per far conoscere gli ambienti, diciamo, di questi territori e far conoscere anche quelle che sono le risorse agroalimentari di queste aree. Quindi il cavallo diventa il mezzo per sì fare delle passeggiate e per fare anche conoscere queste risorse territoriali e attraverso anche lo sviluppo di ad esempio delle cosiddette ippovie. Accanto a queste iniziative già svolte in passato, il nostro Dipartimento vuole dare slancio e sviluppo a questo settore, soprattutto attraverso le risorse finanziarie che sono previste nel programma di sviluppo rurale 2007-2013. Ci sono diverse misure che a tal proposito possono essere avviate, che possono essere sfruttate da parte degli allevatori, in particolare quello sulla conservazione della biodiversità, oppure su quelle che riguardano la tutela dell'ambiente, ma anche risorse soprattutto nelle aree interne per l'asse 3 e l'asse 4 del PSR, dove si parla di agricoltura multifunzionale e sicuramente questo settore può essere inserito, ad esempio anche lo sviluppo delle ippovie può dare la possibilità appunto di sviluppare queste economie nell'ambito di aziende agricole che si possono dedicare a fare altre cose, come per esempio anche un turismo di qualità. Non penso a Dio. Il
progetto d'assessorato regionale per le risorse agricole e alimentari coinvolge altresì gli allevatori su cui si fa affidamento per la scelta di razze autoctone per la riproduzione degli equini e per i nuovi metodi di allevamento. A tal fine la Regione Sicilia ha programmato tutta una serie di incontri formativi e informativi in cui presentare soggetti e attitudini degli equini siciliani. Inoltre è prevista l'implementazione del servizio per la riproduzione per il rilancio degli aspetti zootecnici e allevatoriali e si darà vita ad una banca del germoplasma e supportare quindi qualsiasi progetto che preveda l'impiego della biotecnologia applicata alla riproduzione utilizzando le tecniche disponibili. Ci sono alcune appassionate per quanto riguarda appunto il settore equino e conoscono già molto bene il mondo dei cavalli, per cui diciamo che le iniziative che si stanno portando avanti e che prevedono appunto queste attività formative, alcune delle quali appunto per la tecnica elementare, quella per esempio della ferratura del cavallo, della cura del piede, ma anche della gestione della scuderia o la possibilità ad esempio di diventare allievi fantini, eccetera. Diciamo che tutte queste iniziative ben si collocano in questo territorio perché troviamo diciamo così terreno fertile, ci sono molte persone che sono interessate e già hanno una buona professionalità. Oggi che si parla di diversificazione dell'azienda agricola e zootecnica, il cavallo può essere la valvola di volta per risollevare l'economia? Non soltanto il cavallo, diciamo che può essere un piccolo percorso da portare avanti, insomma da percorrere per dare la possibilità ad un piccolo settore di poter valorizzare sia diciamo queste razze che sono appunto delle razze di pregio e dall'altro per sviluppare un po' delle economie, però diciamo che accanto a questa diciamo questa attività se ne devono avviare tante altre insomma per risollevare le sorti del settore agricolo con ben altri diciamo interventi ed investimenti. Pietro, sfatiamo un vecchio detto che l'ippica è uno sport per ricchi, per facoltosi, penso che oggi forse è praticato anche da meno ambienti perché c'è questa affezione verso questo animale e che poi si presta tantissimo anche nel campo del sociale, è il miglior amico dell'uomo. Sì, sì, che lei ha detto benissimo, come dicevo prima appunto affezione e non è solo uno sport per ricchi, considerate che oggi con il cavallo, con le varie possibilità che può dare non solo da un punto di vista appunto dicevo agonistico ma anche da un punto di vista proprio economico e interviene anche in maniera molto importante da un punto di vista sociale, io mi riferisco per esempio alla onoterapia oppure l'assistenza con il cavallo per i bambini disabili, portatori di handicap, quindi questo intervento dell'ippoterapia ecco, è un altro aspetto fondamentale che va guardato con attenzione e devo dire che noi lo stiamo seguendo sia come istituto per l'incremento ippico ma anche sostenendo tutte le attività che si fanno in Sicilia nei vari centri ippici, quindi diciamo non più come a cavallo solo gestito per agonismo, per grossi e grandi eventi, ma anche per cose importanti come possono essere appunto gli interventi sul sociale.